Sono super felice di venire a trovare Luca Fravetti nella sua bottega. Ti offendi se chiamo bottega? Assolutamente. Perché questa no. È una delle botteghe storiche di Milano, legate alla preparazione, al tuning, ed è uno di quei posti inimitabili che non si possono replicare. Per cui sì, no, è detto il termine giusto, bottega proprio. Sei custode di questa meraviglia, un po' Luca, storica. Per cui, se hai voglia, ripercorriamo un pochino i passi che ti hanno portato ad essere ancora qua presente, sì, a presidiare il mercato milanese non solo, e che è anche un punto sul tuning attuale. Sì. Ma guarda, è detto giusto, il discorso bottega, nel senso che questo è diventato un negozio storico, una specie di museo, cioè non è il classico negozio di grido, ha delle cose veramente con anche due dita di polvere sopra, perché sono cose che sono qua magari da 25, da 30 anni. Questo negozio nasce a giugno del 1988, e quindi ha compiuto 32 anni, cioè difficile anche a livello proprio storico. Okay, ma perché è nato? Scusami, perché è nato? Allora, nell'88 io non c'ero, faccio questa premessa, nel senso che nell'88 facevo un altro tipo di lavoro ed ero cliente di questo negozio, quindi ero cliente di questo tu negozio. Tu eri sempre però nel motorsport, comunque sponsorizzazioni. Io ero sempre nel motorsport, facevo appunto sponsorizzazioni, diciamo, lavoravo con un'azienda di sigarette, per cui con questo marchio ero spesso nell'ambito delle competizioni, e ok. E poi ero un grande appassionato, sono sempre stato un appassionato di auto, di motori, di trasformazioni, diciamo, è sempre stato fino a quando ero ragazzino con i classici cinquantini, e poi state le macchine, e sono sempre stato così appassionato di questo, ed ero cliente di questo negozio. Questo negozio, che allora era gestito da un'altra persona, era nato come un negozio specifico per abbigliamento sportivo per piloti. Quindi erano dei tempi diversi, quindi questo la dice lunga. Cioè, oggi l'abbigliamento per piloti è un mercato che praticamente in Italia almeno si è scomparso, nel senso non c'è quasi più. Mentre appunto 30 anni fa una persona che appunto aveva deciso di inserirsi in questo mercato, proponendo in maniera principale l'abbigliamento per piloti, è andato avanti per un certo numero di anni. Poi anche lui pian pianino, questa persona ha gestito questa attività per 9-10 anni, poi sono subentrato io nel 10 anni dopo, e anche lui ha iniziato, perché il discorso non può tenere in piedi un'attività del genere solo vendendo tutte scarpe, guanti omologati, cose del genere, perché comunque i piloti sì c'erano, però non erano un bacino infinito, e anche lui ha cominciato a dedicarsi al settore delle preparazioni, del tuning, in maniera chiaramente diversa. Erano anni diversi, c'erano macchine di diverso tipo, però aveva iniziato questa strada. Allora non c'erano tante realtà di questo tipo. Mi ricordo che a Milano c'era 9.000 giri, ce n'era un altro, se non mi ricordo anche il nome, dall'altra parte della città, erano due o tre realtà, nel resto dell'Italia non so quante ce ne fossero, capito? Quindi è un mercato questo che è nato un po' in sordina, poi appunto pian pianino si è sviluppato, chiaramente i clienti si sono abituati a questo discorso delle modifiche, delle preparazioni. Le macchine stesse sono cambiate, perché mi ricordo tanti anni fa il tipo di macchina sulla quale lavoravamo erano macchine, non dico ancora carburatori, però erano macchine molto più semplici nel loro insieme, cioè si riuscivano a fare dei lavori, ad esempio lavori estetici interni o esterni, perché le macchine nascevano povere, se mi passi il termine, e quindi c'era spazio per poterle personalizzare, per poterle abbellire, cosa che oggi, ad esempio, noi dopo ti spiegherò quello che facciamo magari un po' più nel dettaglio, ma se uno mi chiede di fare un intervento estetico interno alla macchina, mi hanno delle grosse difficoltà, perché nascono talmente, diciamo così, perfette, fatte bene, che diventa difficile dire ti cambiamo il volante, il pomello, la pedaliera, quelle cose. Riusciamo a fare ancora alcune cose, magari alcuni dettagli in carbonio, l'interno in pelle, però quell'ambito è un ambito che praticamente non esiste neanche più, e anche la parte estetica esterna. Mi ricordo che 20-25 anni fa era nata la moda di queste macchine un po' alla Fast and Furious, adesso non era 25 anni fa, però insomma un pochino più recente, però era nata da lì la moda delle modifiche estetiche di carrozzeria, fino ad arrivare a quelle situazioni, secondo me un po' esagerate, le portiere ad ali di gabbiano, questi alettoni esagerati, le minigonne, gli spoiler, queste cose qua.
cosa che oggi pian pianino anche quel settore lì facciamo ancora qualche cosa, ma in maniera molto molto limitata. Diciamo che proprio è cambiato nella sua metodologia, nel suo aspetto intrinseco al settore delle tuning. Gli appassionati ci sono ancora, è cambiato anche il target. Io mi ricordo che ancora quando c'erano le linee Lire, prima del 2001, i ragazzini venivano qua da noi, quelli che avevano appena preso la patente, la prima macchina, e con un po' di risparmi, le 100, le 200 mila lire le spendevano a fine mese per comprarsi, ripeto, quelle piccole cose per abbellire la macchina. Ecco, quella fascia di clientela, un po' per la crisi, un po' per altre cose, si è esaurita. Quindi diciamo che adesso si è ridimensionato tutto su una categoria di clienti molto, tante volte fidelizzati, molto appassionati, una fascia di età che va dai 35 anni in su, cioè non c'è più il ragazzino. Il ragazzino meno. Il ragazzino impallinato, appassionato c'è ancora. C'è ancora, ma molto meno. Cioè una volta ti arrivava qua il ragazzino con la 1 turbo usata di quinta mano, ma proprio quegli appassionati veri. Adesso c'è il ragazzino, il neopatentato, però è proprio cambiato. Cioè sono più quelli di una fascia di età leggermente superiore, che non appunto il ragazzino, come ad esempio il discorso delle preparazioni e elaborazioni dei motorini. Adesso tu hai dei clienti che lavorano in questo settore, credo che anche in quel campo le cose siano cambiate parecchio. Cioè quando eravamo ragazzini noi, io parlo per me, poi presumo che anche tu fossi più o meno della stessa, ci mettevamo lì il carburatore, la marmitta, la frizione, gli ammortizzatori, tutto fatto in casa con le chiavi raffazzonate su in qualche maniera, e c'era una passione proprio vera, direi, perché non praticamente era proprio, come dire, una passione derivata probabilmente dai nostri genitori e dovuta al fatto che, al di là del motorino, che era una conquista epocale, non c'era internet, Facebook, tutta una serie di distrazioni che adesso, cioè miei figli, ho due figli ai quali delle macchine, delle preparazioni non gliene frega assolutamente niente. Cioè mi chiede papà, cioè, se è accesa la luce del FAPO, del radiatore, fa che cos'è? Dico, oh, porco cazzo, cioè, se è accesa la luce, mi manca, cioè, si è rotta la lampadina, neanche capace di cambiarsi una lampadina, una roba veramente disarmante. Senti, però comunque c'è ancora, io percepisco la voglia nelle persone di avere comunque un qualcosa di diverso rispetto alla vettura di serie, perché purtroppo adesso le vetture escono abbastanza tristi. Qua non è una questione di dire le macchine vanno tutte molto bene, oddio, l'elettronica qualche problema lo crea, perché lo sappiamo benissimo, come tutti questi filtri, FAP, restrizioni, valvole GR, che di problematiche ne creano quotidianamente, però purtroppo è qualcosa dal quale non si può prescindere. Però la voglia di avere un sound, la voglia di avere comunque un particolare che consenta di far capire che quel proprietario ha voglia di avere un qualcosa di leggermente diverso, c'è ancora, per fortuna, perché sennò saremmo veramente messi molto male in questo settore, e c'è ancora, e devo dire che come dire, vengono fatti dei lavori più mirati, come hai detto tu, le macchine che escono oggi sono, non dico fatte meglio, però sono come dire, sono più standardizzate e hanno meno pecche rispetto a quelle, non so, le A112, le 500, le 1 di una volta, erano un po' degli scatolini che avevi voglia a metterle a posto, potevi fare veramente quello che volevi in qualunque settore nel meccanico. Adesso diventa anche per noi che ci lavoriamo, diventa anche più complesso metterci le mani, però noi diciamo che abbiamo ristretto un po' il campo di lavoro sostanzialmente in tre settori principali, che sono appunto il motore con tutte le caratteristiche del caso, poi al limite li approfondiamo, l'assetto, l'impianto frenante, quelli sono diciamo gli ambiti specifici più grossi sui quali lavoro, poi rimane sempre l'estetica, quello che vogliamo, ma si è molto ridotta per il discorso che dicevo prima. In ciascuno di questi tre settori principali quello che ci richiedono e che noi suggeriamo, cioè una delle cose che dico spesso ai miei clienti, non esagerate nelle modifiche, cioè non chiedeteci di fare modifiche vecchio stile perché non hanno senso, non sono coerenti con la vettura. Se tu fai dei lavori troppo grossi, troppo estremi, l'affidabilità meccanica del mezzo comunque ne risente, quindi anche questo è dal mio punto di vista un giusto modo di approcciarsi col cliente, perché va bene avere un'attività commerciale, va bene il fatto di farlo per un discorso economico, ma da lì a farlo
spingendo dei concetti che dal nostro punto di vista sono sbagliati, ecco, su quello per fortuna non abbiamo un'idea molto precisa su come muoverci. Oltretutto ci sono proprio delle limitazioni tecniche, elettroniche, che non consentono più di fare le cose che abbiamo fatto una volta. C'è un altro tipo di limitazioni, che sono quelle estetiche. Ti chiedo questo perché la follia che in Italia non si possano modificare le dimensioni dei pneumatici, dei cerchi rispetto a quelli previsti dal libretto di circolazione della vettura, ha ristretto anche qui notevolmente. Una volta non era così, è vero che si vedevano cose abominevoli, no? Pneumatici che uscivano magari 5 cm dal passaruota, però è anche vero che con una certa dose di professionalità, cioè quella che voi siete in grado di fornire, si potrebbe intervenire anche a livello estetico. Si vedono delle macchine girare con dei pneumatici, no? Poi a livello elettronico super, super accessoriate, poi con dei pneumatici che sembrano assolutamente sottodimensionati. Anche lì è cambiato un po', nel senso che forse, diciamo, da un certo punto di vista, se uno conosce bene la legge, da 2 o 3 anni a questa parte è venuto fuori, hanno cambiato la normativa, mentre una volta quello che era scritto sul libretto faceva testo, cioè tu non potevi montare una misura di pneumatico o di cerchio con il diametro diverso da quello che avevi sul libretto, perché se ti fermavano chiaramente la macchina non era più in omologa. Per poterlo fare dovevi richiedere nulla osta alla casa, andare in motorizzazione, farlo registrare con scarsissime possibilità di successo, A perché la motorizzazione non aveva voglia di fare un tubo, B perché le case difficilmente davano questi nulla osta. E quindi il discorso dei cerchi e dei pneumatici è sempre rimasto un po' nel limbo, un po' nelle cose. Da 3 anni a questa parte, mi sembra dal 2016, una cosa del genere, è cambiata la normativa, per cui hanno modificato il rapporto. Hanno detto benissimo, le case che costruiscono cerchi, noi lavoriamo con in maniera principale, che è lo Z, se mettono in commercio un cerchio e omologano quel cerchio per quel determinato tipo di vettura, anche se non è omologato sul libretto, si può montare. Io devo, come dire, fornire al cliente, a seconda di quella specifica macchina che viene identificata col telaio o col numero di targa, quindi non è che si scappa, dice le BMW serie 3 in generale, no, quella BMW serie 3 con quel telaio, con quella targa, se attraverso un database io riesco a trovare un cerchio o più cerchi chiaramente omologati per quella vettura, il cliente li può montare. Se il cliente ha sul libretto con la misura del pneumatico prevista dal libretto, no anche fuori, no, è quello che dico, è cambiata la faccenda, nel senso che se tu sul libretto hai puoi montare i 15, 16, 17, diciamo, io su quel telaio di macchina riesco a trovare un cerchio omologato da 18 o di 19, il cliente lo può montare. Devo fornirgli i cerchi con l'annesso omologazione, io devo fargli un certificato di corretto montaggio, diciamo così, il cliente tiene tutta la documentazione. Se mai dovessero fermarlo, è l'azienda stessa che produce i cerchi che si assume la responsabilità di aver prodotto un cerchio specifico per quella macchina, quindi con una resistenza rispetto al carico dell'asse anteriore e posteriore controllata e omologata. Anche un pneumatico di misura differente. Ovviamente a quel cerchio deve corrispondere, perché sennò dopo vai fuori rotolamento, quindi ci sono delle tabelle che si chiamano CUNA. Anche la misura, anche la misura del pneumatico, perché ovviamente tu cambi il cerchio, ovviamente con le 3 misure del pneumatico devi cambiare, a seconda del cambiamento di una misura automaticamente cambiano le altre 2, quindi devi dare il cerchio in misura diversa con un'annessa misura di pneumatico specifico per quel cerchio lì. Perfetto. Senti, ritorniamo un attimo alle preparazioni meccaniche, perché la tua vetrina, che è una meraviglia, vediamo un sacco di parti da questo motore, cos'è? Un 3 cilindri biturbo? Questo qua è un 8 cilindri Audi di un S5, gentilmente lasciato dal nostro cliente, al quale abbiamo fatto un cambio motore. Forse l'avevamo visto. Era quel signore lì che ha avuto un trascorso un po' infelice sulla sua macchina, che gli hanno montato un motore. Non con noi. Noi abbiamo recuperato il suo vecchio motore, fra virgolette, abbiamo recuperato il suo vecchio motore, l'abbiamo sistemato, l'abbiamo rimesso in condizioni ottimali, l'abbiamo rimontato sulla sua macchina e adesso il cliente è felice e contento con la sua vettura. Ci è rimasto, ci ha regalato, ci ha lasciato in eredità
questo che era il motore che gli avevano venduto, che è un disastro, infatti questo lo mettiamo come esposizione. No, intanto mi chiedono di che macchina, dico, è lì, ma la Champagne è invendibile. Invece vedo quegli altri sulla sinistra. Sì. Quegli altri quelle sono delle oggetti. Turbine e sono anche, diciamo che sono uno degli aspetti sui quali lavoriamo molto frequentemente in questo ultimo periodo, nel senso che, allora, partiamo dal concetto che a livello meccanico di solito consigliamo di toccare delle macchine che siano turbo, cioè macchine aspirate a livello meccanico, sì, si può fare qualcosa, si può ottimizzare qualcosa, però dico anche lì con molta onestà, siamo ai limiti della convenienza, nel senso, se devo fare una mappatura su una Mito, una Punto 1400 aspirata, una volta che tu li hai ottimizzati, hai pochi parametri dove andare a lavorare, non potendo lavorare sulla pressione della turbina, gli vai a lavorare sugli anticipi una volta che gli hai dato 3, 4, 5 cavalli, senza esagerare. Se hai comprato una Mito aspirata, non è che puoi pensare però è meglio dirlo prima al cliente, perché tutti quanti vengono qua dicendo sì, ho questa macchina, mi piacerebbe incrementarla di 20-30 gradi, guarda, mi piace, ma prima cambiare modello. Sì, no, o gli consigli di fare altre cose, cioè, perché poi tutti quanti si partono come idea principale sul motore. Dico, ragazzi, non è che c'è solo il motore, avere una buona macchina con pochi cavalli, però assettata bene, frenata bene, tante volte ti dà più soddisfazione che non avere una macchina con molti più cavalli, però con delle lacune, con delle pecche a livello di assetto, a livello di freni, non riesce a utilizzare tutti i cavalli. Ma su una vettura aspirata si può montare un compressore o un Tecnicamente si può, noi non lo facciamo, detta proprio molto onestamente, uno perché sei ai limiti della decenza a livello proprio di un'omologazione, cioè se ti beccano il cliente lo becca una roba del genere, lo fustigano ai bordi della strada, quindi quello veramente, noi cerchiamo anche lì, è vero che è un settore, parliamoci chiaro, siamo anche noi molto on the board, tante cose vengono fatte, tante cose sono omologate, alcune siamo un po' lì al limite, detta proprio molto papale, però cerchiamo di rimanere in limiti decenti, cioè di non fare delle cose dove veramente stravolge una macchina che nasce con 70 cavalli, la porti a 170, capisci che c'è qualche cosa che da un punto di vista meccanico e anche da un punto di vista etico e di rapporto con il fisco, se vogliamo metterlo in casa, che sta in piedi molto malamente. Sono motori che sono costruiti e hanno determinate tolleranze fino a un certo punto, quindi se io gli vado a mettere sopra un compressore o come si faceva tanti anni fa, c'era la moda del NOS, non so se sai cos'era, Fast and Furious, questo protossido d'azoto, hai delle prestazioni pazzesche, ma è come se tu tutte le volte dessi dei ceffoni al motore, nel senso, cioè lo veramente lo porti al limite, lo stressi, quindi, ma anche nelle componenti piccole, lo spessore dei bulloni della testa, piuttosto che guarnizioni e quant'altro, è inevitabile, questo l'abbiamo anche noi, abbiamo fatto le nostre esperienze, non è che mi vergogno a dirlo, alcuni lavori troppo estremi alla fine hanno ceduto. Cioè, mi ricordo un lavoro fatto molto molto bene su un cliente con un S2000 che era già una macchina che andava come un siluro, il cliente, premesso che il cliente mi ha detto guarda se si rompe mi assumo io la responsabilità, lo voglio fare a tutti i costi, l'abbiamo, l'S2000 è un motore aspirato, l'abbiamo trasformato in turbo, il peccato che il cliente andava a Monza a girare e lì si è rotto per una stupidata, per un problema di pescaggio dell'olio dove nella coppa rimaneva secco quando facevi appunto determinate curve, soprattutto il curvone, la parabolica e quant'altro, rimaneva secco di olio, la pompa non pescava, grippato per un discorso banale, però sai, se non è quello è un'altra cosa, quindi fare cose, ed era una macchina che andava come un ossesso, alla fine si è rotta. Quindi con questo non è che abbiamo avuto da discutere con il cliente lo sapeva, ha detto sei rotta, va bene, si è messo a ridere e l'abbiamo poi rismontata e l'abbiamo riportata aspirata cambiando la cilindrata. Un folle che uno fuori di testa, ok, ecco quel tipo di lavori lì proprio, ma per questioni nostre poi tecnicamente si possono fare, probabilmente c'è ancora qualcuno che li fa, anzi sono sicuro che c'è qualcuno che li fa, ma non come noi, una scelta aziendale politica. Noi cerchiamo di fare delle cose, il discorso che mi ha fatto tante volte, il vedi non vedi, miglioriamo senza eccedere, non vogliamo avere clienti che ci chiamano e dicono guarda mi si è rotta la macchina, si è grippata, si è spaccato, cioè vogliamo avere clienti contenti, anche a costo di rinunciare a determinate
compensi economici che non sono di poco conto, perché fare un lavoro del genere sono migliaia e migliaia di euro. Assolutamente che vanno, sì. Senti, alle tue spalle vedo un sacco di scatole interessanti, poi vedo gli ammortizzatori. Tu prima hai parlato saggiamente, hai dato un consiglio, c'è cioè una macchina ben frenata che tiene bene la strada, è una macchina più efficace, più efficiente, per cui non serve solo tanta potenza. Le macchine devono accoppiarsi bene al terreno, le ruote devono muoversi in un certo modo. Mi spieghi un pochino che tipo di interventi fate su questo settore? Allora, anche lì diciamo che il termine dell'assetto dell'impianto frenante sono due ambiti che ci danno ancora delle grosse soddisfazioni, un po' analogamente al motore, ma con più elasticità di operativa, nel senso che, fatto salvo alcune macchine che nascono tra un Porsche, un GT3 RS piuttosto che un BMW M3, è chiaro che escono già con quell'impronta, con un certo tipo di assetto molto rigido, con una certa finalità, e questo è chiaro. Però siccome sono macchine, cioè quel tipo di nicchia lì è una nicchia piccolissima, tutte le altre macchine, anche sportive, anche un S3, una Fiesta ST, piuttosto che qualunque genere di macchina che hanno un'impronta sportiva, chi più chi meno comunque hanno sempre più l'occhio verso il comfort, che è giusto che sia così, perché da un punto di vista commerciale un'azienda come Audi che mette fuori una macchina pur sportiva deve accontentare il signore di 60 anni che ha un po' di sciatica, un po' di mal di schiena, e il ragazzino invece pistaiolo. Per cui al signore di 60 anni va bene una macchina che abbia certe caratteristiche, certe finalità, ma gli sta bene da un punto di vista di comfort. Al ragazzino, se proprio vuole metterla a posto, viene da noi e gliela sistemiamo. Quindi è giusto che non nascano tutte macchine sportive che siano delle assi da stiro, come succedeva tanti anni fa con le Uno Turbo, piuttosto che con le Punto GT Turbo, che nascevano quasi fin troppo rigido, un po' come le Mini, cioè dove alcuni clienti, ancora oggi, alcuni clienti, lì proprio non possiamo fare nulla, anche recentemente due o tre richieste di alcuni clienti che comprano macchine banali. Mi è capitata ieri una Fiat 500L, quattro ruote motrici, e ho detto: io non posso andare in giro con questa macchina perché per il mal di schiena è talmente rigida che non riesco ad andare in giro, e non è la prima che mi capita, ce ne capitano tante. Purtroppo questo tipo di modifica, chiamalo così, noi non riusciamo a farlo, perché se io agissi sull'assetto, gli vado a cambiare molle, ammortizzatori, automaticamente gli devo mettere dei componenti sportivi, gli vado a irrigidire leggermente in più l'assetto. Lì tante volte si danno dei consigli sulla tipologia di gomma, si va a togliere il run flat perché è una gomma molto rigida, però vedo che ultimamente tante persone, chiaramente di una certa età, di una certa fascia di età in su, mi dicono: io questa macchina l'ho comprata, non l'avevo provata sufficientemente bene, ho dei problemi di rigidità, e chiedono a noi se di mettergliela a posto. Però Luca, non mi dici niente che mi lascia sbigottito. Io nei test che faccio quotidianamente, sai, provo vetture anche del marchio che hai appena citato, non ho forse ravvisato quel tipo di problematica, però è un qualcosa che su vetture che sono appartenute anche alla mia famiglia. Io ricordo un X5 di qualche anno fa, parlo 2010-2011. X5 era già una vettura. Era una macchina sul quale non potevi fare le rotaie del tram, perché è talmente rigida, talmente secca, evidentemente le case devono compensare il fatto che fanno auto sempre più alte, no? E devono comunque dargli una tenuta di strada logica, per cui vanno a irrigidire in maniera pazzesca. Era una macchina... Mi stupisce la 500L. La versione che proprio ieri mi è capitato, e altre macchine, ma macchine che non te l'aspetti. Dici, cazzo, lo so, la Golf, adesso mi viene un altro signore con una Golf 7, non mi ricordo più la motorizzazione, ma lì è dovuto a una questione molto soggettiva. Cioè, magari io guido quella macchina, va benissimo, a quel signore lì è troppo rigido, vorrebbe avere un ciabattone, ma sì, dico, come faccio? Cioè, non, lì dovrebbe andare una azienda che costruisce molle e farsi fare una molla a geometria variabile, con la distanza fra le spire più ampia, ma devono costruirgli una molla apposta, che io non ho la possibilità di fare, perché non ho, compro delle molle sportive dalla EIBAC, ma non posso chiamare la EIBAC dicendo: mi costruisce, mi fa un prototipo di una molla. No, però è pazzesco il fatto che il tuning, la preparazione, diciamo, sia quasi ribaltata, no? Cioè, storicamente, come giusto che sia, ha portato a montare delle componenti dal carattere più sportivo, qui invece addirittura il mercato chiederebbe di avere delle componenti. Sì, ma diciamo che da noi la cosa che ci fa piacere da una parte e ogni tanto ci fa tribolare è che, essendo riconosciuti come un posto professionale che fa determinati lavori fuori dal canale ufficiale,
quando ci sono qualunque tipo di problemi, anche le più assurde, vai da Noemi Nagiri che te lo mettono a posto. Questa è proprio una prassi che quasi quotidianamente... Allora, dico sempre ai clienti, noi fin dove possiamo arrivare lo facciamo, ma siccome non siamo dotati di sfera di cristallo, non ci hanno ancora dotato del fatto di fare dei miracoli, alcuni clienti non ho proprio la possibilità tecnica di fare una cosa del genere. Ritornando al discorso dell'assetto di prima, è un ambito, così come i freni, dove le case lasciano un certo margine, come il discorso delle potenze del motore, c'è un certo margine e dove noi ci riusciamo a inserire e a migliorare quello che potrebbe essere un handling della vettura, un discorso di rollio beccheggio, un discorso di altezza, perché chiaramente tanti ragazzi vogliono la macchina leggermente più bassa, cosa che normalmente le case, anche su vetture sportive, le altezze, cioè la distanza tra il passaruota e la gomma è ancora un po' tanto ampia, ed è giusto commercialmente il motivo per il quale lo fanno. E il discorso dei freni, ecco, quello diciamo che è uno degli aspetti che noi abbiamo riscontrato soprattutto su alcune case, dove se devono risparmiare qualcosa risparmiano lì, sulla qualità. Non tanto come veniva anni fa, non so se ti ricordi, anni fa c'erano due o tre macchine dove sono state anche dei contenziosi per quello che mi riguarda, che mi ricordo, tipo la Volvo 850 T5 o la Subaru Impreza, erano sottodimensionate dal diametro dei dischi anteriori. Se tu vai a vedere una scheda tecnica, quella macchina lì, erano rispetto alla massa della vettura, adesso non mi ricordo il diametro, ma erano dei dischi da 285, adesso non mi ricordo il diametro esatto, ma ci sono stati dei contenziosi di clienti che hanno proprio contenziosi, e c'erano proprio delle macchine dove c'era proprio un errore tecnico di partenza. Cosa che adesso le prime BMW M3, le prime RS4 che avevano questi dischi che andavano, chiaramente i clienti li usavano in maniera un pochino più sportiva, dove un po' criccavano. Le prime RS4, le Biturbo, non so se ti ricorda, prima avevano dei problemi. Avevano il problema sull'impianto frenante e il problema sui cerchi. Erano le prime dove uscivano dei cerchi da 19 pollici, troppo, con una gomma, con la spalla troppo rigida, e lì ne hanno dovuti cambiare in garanzia tanti. Ti chiedo questo perché siccome c'è pieno di cugini che mettono a posto loro gli ammortizzatori, li cambiano loro i cugini, a livello di modifiche o revisioni su impianti gestiti dall'elettronica, adesso le sospensioni e controllo elettronico sono parecchie, ci sono alcune versioni, alcune vetture che hanno l'opzione controllo elettronico oppure il classico ammortizzatore, si può intervenire, ci sono delle centraline che vanno a, bisogna sostituire la centrale, perché il controllo elettronico è interfacciato da una centralina elettronica che comanda quel funzionamento, che non c'entra niente con la centralina motore. Le macchine di adesso hanno decine di centraline che interfacciano fra loro, ognuna ha un certo ambito e tutte fanno capo col sistema CAN bus alla centralina principale che è il cuore, però le periferiche ognuna lavora a sé stante, e su macchine che hanno questo genere di impostazione, che poi può essere o automatico oppure controllato da un tastino dove tu metti, non so, Sport, City, Sport Plus, quello che vuoi, cambia praticamente la taratura dell'ammortizzatore. Quindi questo genere di macchine o montano un ammortizzatore autoadattivo, ci sono degli ammortizzatori vengono prodotti dalla Koni, che sono i primi che le hanno introdotte, sono stati quelli della Lamborghini, dove a seconda dell'oscillazione del terreno, in una frazione di secondo impercettibile, l'ammortizzatore sente le oscillazioni e chiude o apre dei fori, del passaggio dell'olio da una camera all'altra, e quindi tu ti trovi con un adeguamento dell'assetto in tempo reale a seconda che la strada sia perfettamente liscia, hai la macchina molto assettata, molto rigida, in autostrada non ti serve avere la macchina confortevole, appena entri in città prendi il primo tombino, il primo pavetto, cambia e diventa molto più, e questo diciamo che è un sistema molto valido, però meccanico, non è comandato elettronicamente. Oppure ci sono le vetture, ormai tutte, le BMW, Audi, Mercedes, ormai tutte le case, anche le Alfa e quant'altro, che comandano questa taratura attraverso l'elettronica. Quindi selezionando un tastino, se tu lo metti sul tastino più sportivo, chiaramente in questo caso fa la stessa funzione, chiudono il passaggio, che riducono i fori nel passaggio da una camera all'altra, automaticamente l'olio fluisce in maniera più lenta, quindi l'ammortizzatore diventa più frenato in compressione e estensione. In questo caso
si può, le molle le puoi sempre cambiare, perché è quello che cambia a livello elettronico e dinamico è la taratura dell'ammortizzatore. La molla rimane, una molla buona fa la differenza. Fa la differenza, quindi tu la molla puoi prendere in quella macchina che ha il controllo elettronico, tu gli stacchi la molla, gli metti una molla più bassa, automaticamente si abbassa il baricentro della macchina, il funzionamento elettronico rimane e la macchina in ciascuna delle tre selezioni è un pochino più sportiva. Oppure, e questo per i puristi, diciamo così, per uno che va in pista il controllo elettronico è come uno che va in pista col cambio automatico, cioè adesso, vabbè, gli ultimi DSG sono ancora superiori, addirittura superiori ai cambi meccanici, però diciamo il purista che va in pista vuole avere la macchina, comanda lui la cambiata, fa lui quello che vuole, stesso dicasi per il suo ammortizzatori. Allora in quel caso si cambia o si... si smontano gli ammortizzatori, si chiudono i circuiti idraulici e si monta un impianto standard, tradizionale, o se no si inganna, fra virgolette, la parte elettronica montando un'altra centralina che è settata su valori diversi. Okay. Questo è un po' il concetto. Però sono, per fortuna sono ancora poche, cioè in generale il 95% degli asset che facciamo sono asset standard. In chiusura di questo primo appuntamento, ci stai facendo una bellissima lezione che ascoltiamo con piacere. Mi parli di quei prodotti invece un po' più elettronici che sono alle tue spalle. Magari passiamo. Sì. Guarda, ti faccio. Allora, questi sono. Li abbiamo visti tante volte. Allora, sono tre cose, questo magari lo lasciamo per ultimo. Allora, queste sono due cose che riguardano la parte elettronica e sono, questo in maniera particolare si chiama C-Box della Seleton, è un'alternativa, qua sono i piccicchini delle macchine sulle quali andremo a montarle. Diciamo che questa è un'alternativa alla classica rimappatura via seriale che va benissimo, la facciamo noi, la fanno altri tuoi clienti, quindi va benissimo come tipo di lavoro. L'unica handicap delle rimappature via seriali è che nel momento in cui la macchina del cliente fosse in garanzia, e poi soprattutto ultimamente almeno a Milano c'è questa profusione di vetture con leasing, le vetture con noleggio a lungo termine, tantissime, cioè negli ultimi anni è cresciuto tantissimo quella tipologia di mercato. Quindi questo cosa succede? Che il cliente sì, è padrone della macchina, però la macchina deve sottostare a determinati vincoli, devono fare i tagliandi concordati, e se io facessi una seriale su una macchina del genere, nel momento in cui viene portata in assistenza, questi qui attaccano la diagnosi in 30 secondi, in 3 secondi vedono che l'elettronica è modificata, e normalmente, questo lo dico proprio in maniera molto chiara, tutte le case, chi più chi meno, quando il cliente tocca la parte elettronica loro non sono molto contenti, è uno dei motivi per i quali potrebbe saltare la garanzia. Allora, abbiamo trovato un sistema dove lo stesso software lo carichiamo su una periferica esterna, che è questa centralina qua, si chiama C-Box. Colleghiamo queste quattro viti, ci attacchiamo con il cavo al nostro computer, scarichiamo quello che vogliamo, come se facessimo la cosa sulla centralina principale. Questa centralina viene cablata con questa è di una macchina X, però più o meno il concetto è quello, viene cablata con dei cavi all'interno del vano motore. Ci sono dei bypass, a seconda che sia un diesel o un benzina, dei bypass che vanno a prendere i punti di pressione del rail o degli iniettori. Alla fine di questo c'è un connettore grosso come questo, con il quale noi inseriamo la nostra centralina, che è stata mappata sulla base delle esigenze del cliente e sulla base delle specifiche della macchina. A questo punto la macchina funziona perfettamente rimappata, con caratteristiche di pressione diverse, quindi coppia, potenza, riduzione dei consumi. Nel momento in cui il cliente la deve portare in assistenza, spegne la macchina, apre il cofano, si dota di questo tappo di chiusura, sgancia questo connettore, sfila la centralina, se la mette in tasca, chiude, la rimette dentro e la macchina ritorna. Le connessioni le diagnosi delle case sono fatte sulla centralina principale. Se io mi collego secondariamente a valle della centralina, non lascia nessun segno in memoria, e questo è un modo per poter accontentare, direi che forse in questi ultimi anni, all'inizio erano pochine. Adesso sono più le centraline, le modifiche elettroniche che facciamo con questo sistema che non con la seriale normale. Perché a Milano c'è questa, poi ripeto, magari non so, clienti di Roma o di altri posti sono meno fanatici o hanno un mercato diverso. A Milano veramente due macchine su tre hanno questo tipo di problematica. Se non avessi trovato questo sistema qua, o non facevano il lavoro o andavano a rischio.
Chiaro. Quindi perfetto, invece sollevo quest'altro catolotto, sì, ben più consistente, importante come misure, come dimensioni, non come contenuto, non solo come contenuto rispetto a quello. Dai, te lo chiudo io così tu ci fai perfetto vedere. Questo è, l'abbiamo presentato tante volte e ogni tanto abbiamo ricevuto anche alcune critiche da parte di qualche ben pensante che lo considera. Ma sai, ma le critiche, ma è qui, se tu stai a dar retta a tutti i fenomeni che ci sono, che scrivono, sbatto, altrimenti le palle si presentano nei prodotti e poi se a uno interessa o se piace bene, altrimenti guarda, che facciano il piacere. Onestamente, come dicevo prima, me ne frego altamente. A me quello che interessa è proprio sentire le esigenze del cliente, proporre al cliente una cosa tecnicamente valida, descrivendogli bene come sono le cose, quindi descrivendogli bene che in questo caso lavoriamo sul sound senza andare a toccare lo scarico, perché sul sound perché partiamo dal presupposto che le macchine del giorno d'oggi non fanno più rumore, benzina e diesel. È una delle cose che si è persa negli anni. E che a noi piaceva tanto. Lo so. Questo purtroppo, ed è per fortuna rimasta nella mentalità dell'appassionato sportivo. Cioè, quello che sta succedendo in Formula 1. Cioè, prima o poi arriveremo alla Formula E, cioè lì ogni mettono su una roba del genere, o se no ti addormenti ancora prima. Perché questo, a tutti gli effetti, per chi non l'avesse seguito precedentemente, è un generatore di sound, di suono. Sì, esatto. Questo qua, partiamo dal l'avevo spiegato alcune volte, però lo ribadisco, nel senso che se qualcuno che non l'ha sentito glielo voglio. Questo qua è un sistema che è stato messo sul mercato dalla Maserati, gli anni in cui hanno presentato le due versioni turbo diesel Ghibli e Levante, dotandole di un sound che fosse il più vicino possibile alle analoghe benzina, perché non potevano pensare già una casa come la Maserati che mettesse sul mercato una vettura turbo diesel era già un rischio commerciale non indifferente, cioè un'incognita non indifferente. Se in più a questo punto il sound di questa versione era legato appunto a tutti gli effetti a una vettura diesel, secondo me perdevano ancora di più di credibilità. Per cui quelli che hanno scelto il marchio Maserati per tutta una serie di motivi e quant'altro, e per questioni di dovevano magari usare la macchina per tanti chilometri, hanno scelto la versione diesel, non volevano rinunciare al discorso del sound, un po' come se compra un Harley che non ha il sound dell'Harley, cioè ti muove il cuore. Stanno arrivando anche loro comunque a fare delle robe che non fanno rumore. Immagino, ma tutte le case. Allora cosa è successo? Hanno inventato questo sistema, dove è un sistema, è questa parte qua, questa specie di pallotta qua, che prende le onde sonore dello scarico, le modifica elettronicamente, un po' come succede in un cantante che va in sala di incisione, costruisce in un certo senso una parte della base del sound elettronicamente. Uno può sentire un pezzo suonato con un basso, con una chitarra, che non è suonato con la chitarra vera, ma che è stato ricostruito elettronicamente. L'utente che ascolta il pezzo, la parte sonora, non si accorge che è stata costruita elettronicamente. Stesso dicasi di questa cosa qua. Quindi al risultato finito il cliente ha un sound da vera sportiva senza che noi abbiamo toccato nulla di elettronico, con un ulteriore vantaggio che in un domani vende quella macchina, noi smontiamo il pezzo, lo montiamo su un'altra macchina che si è dotata di CAN bus e non perde assolutamente nulla, cosa che se uno fa un impianto di scarico di una macchina del genere spende migliaia di euro, quell'impianto di scarico nasce e muore su quella macchina. Poi ripeto, i puristi, cioè c'è una, come dire, una differenza enorme. Noi proponiamo sia questo che lo scarico normale. Sta al cliente scegliere quale delle due cose più confacente alle proprie gusti. Mi sembrano, Luca, delle soluzioni assolutamente geniali, di facile applicazione, perché anche quello incide, no? Il fatto di dover lasciare ferma la macchina per dei giorni. Non è una cosa che si monta in 5 minuti, mezza giornata di lavoro, il cliente poi con la sua app dedicata, come abbiamo visto in alcuni filmati, scarica la sua app, lo gestisce a livello di personalizzazione in maniera fine, per cui si crea il sound che piace a lui, lo può disattivare e attivare quando vuole. Un'altra categoria, mi spiace che siamo... Guarda, abbiamo beccato l'ora giusta di pausa del Magut che sta facendo il bagno alla signora Luigina qui di sopra, purtroppo, però adesso vabbè, mi dispiace, che dice basta. Chiedo scusa. Ma no, Luca, succede. Questa è la sede di 9000 giri. Luca, noi se ci ospiti ancora per trattare gli argomenti legati alla preparazione e tuning, perché quella passione lì non finisce mai, non finirà mai. Per cui grazie mille per averci ospitato. Guarda, adesso ho smesso. Gli ultimi 2 secondi, invito i miei
miei clienti, quelli che ci ascoltano, di andare a vedere sul sito tutto quello che facciamo, che magari è spiegato in maniera un pochino più ampia rispetto a quello che siamo detti, www.nomilegiri.it. Se hanno bisogno di qualcosa mi chiamano direttamente 0273 83 175, io sono sempre qua tutti i giorni. Perfetto, grazie Luca. Grazie, ciao, ciao, grazie. Hai visto, Pasqua era finito, era solo per dire, boh, ma allora ma sai che è un...